Oggi 4 novembre ad Agrigento al Monumento ai Caduti a Villa Bonfiglio è stato celebrato il giorno dell'Unità Nazionale, festa delle Forze Armate e centenario della traslazione del Milite Ignoto. In presenza delle autorità civili, religiose e militari della provincia e delle rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Nel corso della cerimonia sono intervenuti gli studenti del Liceo Classico Musicale Empedocle di Agrigento con un coro e un'orchestra e quelli dell'Istituto Comprensivo Bersagliere Urso Mendola di Favara, che hanno ricordato i comuni della provincia di Agrigento che hanno conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Sono state consegnate anche le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Noi continuiamo a credere nei valori fondanti che sono la patria, il senso del dovere e il senso di comunità a cui dobbiamo continuamente lavorare, per questo dobbiamo lavorare. È stato un momento molto bello, di partecipazione sentita. Milite Ignoto che insomma è un po' il simbolo delle sofferenze, del tributo che è stato pagato da tanti giovani, tanti ragazzi nel primo conflitto, nel secondo conflitto e purtroppo in tutte le guerre che ancora continuano ad insanguinare il mondo. Una commemorazione, quella del Milite Ignoto, che è una commemorazione propria dell'Italia. 100 anni fa questa salma di un soldato sconosciuto ma italiano fu traslata da Aquileia a Roma, un significato pieno di onore, pieno di patria, pieno di Italia, quello di una donna, madre di tutti gli italiani, Maria Bergamas, che ha scelto tra tante quella bara che rappresentasse per una nazione intera ciò che aveva voluto dire partecipare alla Grande Guerra. È importante la forza delle forze armate, è importante garantire sempre i valori che la Repubblica impone ai cittadini, un momento importante per la difesa dei valori costituzionali che tanto ha fatto tribolare tanta gente pagando spesso col prezzo della vita. Importante la Repubblica, va difesa la Repubblica, viva la Repubblica. È un anniversario importante, io credo che vada celebrato sempre. E va soprattutto quest'anno che è il centenario del Milite Ignoto, perché in questo modo diventa come un riconoscimento a tutti i caduti in guerra per la patria, che sono milioni, come sono migliaia e migliaia i caduti militari per la resistenza e per la liberazione del nostro paese. Noi abbiamo interesse a che il paese abbia un'arma, un esercito democratico al servizio della Costituzione. È chiaro che dopo alcuni anni di non manifestazione per motivi di pandemia, la giornata di oggi è una giornata importante, una giornata che ci riporta a cominciare a riscoprire qual è il senso di unità, il senso di patria, il senso dell'unità delle Forze Armate e del servizio che le Forze Armate hanno svolto, continuano a svolgere e che svolgeranno in futuro. Oggi pomeriggio presso il circolo Empedocleo ricorderemo un momento importante della storia italiana, ma soprattutto una figura, quella che rappresenta la figura di tutti i giorni, la figura materna del Milite Ignoto, una mamma che ha sofferto delle pene innaturali, quella di vedere morire un figlio e non poterlo riabbracciare e non sapere su quale tomba poter piangere. Però lo Stato italiano ha rimediato a questo grazie alla grandiosa idea di creare una tomba che rappresenti tutti i caduti ignoti nella Prima Guerra Mondiale. Ed oggi pomeriggio, grazie al dottore Paolo Cilona, andremo a rappresentare questi momenti salienti di un pezzo di storia importante per tutta l'Italia.